ho avuto qualche soddisfazione, però tra quelle che ricordo c'è sicuramente la soddisfazione di aver scoperto un attore, almeno, anche se già avevi fatto qualcosa. Poca roba. Io non t'avevo visto, l'avevo scelto e dopo un provino. Non era granché la cosa, perché doveva da mangiare a Gasman, che ormai era vecchio, già pensa vecchio. A un certo punto lui dice compio 80 anni, io ne compio 82. Le scarpe di ieri 90. E questo vecchio di 80 anni, il nipote che arriva dai suoi giri sessantettini, Carletto, si fa un piatto di pasta e lo fa assaggiare al nonno. Non un piatto di pasta, però una matriciana. E lui mangiava il semolino. Ecco, una scenetta da niente, poi non è che c'era bisogno di grandi attori. E invece è una scena che ha preso rilievo proprio da Gasman e da te, perché era una scena scritta così, un nipote che fa assaggiare una forchettata di pasta al nonno, non è niente. Però da lì è venuto fuori una scena, è venuto fuori un attore. E infatti Gasman mi disse, ma io mi aspettavo un ragazzetto, un generico, dice, bravo questo. Cioè lui aveva visto da come arrotolavi la pasta, che eri bravo. Ho fatto raccontare per lo spettacolo che lui aspettava. La scena era scritta così e lui me la raccontò così, mi disse adesso tu mangi una prima forchettata di pasta, te la assapori, te la gusti, Vittorio ti guarderà con una certa invidia, arrotolerai la seconda forchettata, sospenderai la mano a mezz'aria e capirai che il nonno insomma avrebbe voluto assaggiare e gliela dare. Questo è quello che dovevo fare. Un attimo prima di girare, ecco, si avvicina e mi dice Gasman è schifiltoso. Tu non puoi mettere in bocca la forchetta e poi metterla in bocca. E questo mi gettò in un panico, perché io dovevo cambiare il tempo, dovevo accorgermi un attimo prima di ingoiare, di masticare il cibo e tagliare. Questo non te lo ricordo. No, questo mi ricordo però quanto era di schifiltoso Vittorio, prima di mettere in bocca una forchetta. Ci voleva l'avvocato, ma però vedo che ti sei scordato un'altra cosa e lì capì che sarebbe stato un grande attore, ma anche simpatico, anche goffo, perché è un po' goffo lui. Dopo aver arrotolato questa forchettata di pasta da far assaggiare al nonno, non aveva calcolato che era pulentissima. E allora, ecco dove si vede il grande attore, Vittorio.